insieme una pasta abrasiva, perfetta per le pentole incrostate e tutte le superfici molto difficili da pulire. Utilizzeremo del sapone di Marsiglia, meglio se autoprodotto, del bicarbonato e dell'acqua. Alla fine anche degli oli essenziali. Le dosi dipendono molto dalla quantità di superfici che dovete pulire. Adesso ne prepareremo 50-60 grammi, ovviamente potete aumentare le dosi a seconda delle vostre esigenze. Cominciamo grattugiando il nostro sapone di Marsiglia. Ne potete grattugiare 20-30 grammi a scaglie. Dopodiché pesate il vostro sapone di Marsiglia che avete grattato, in questo caso sono 30 grammi, mettete il doppio del peso del sapone in acqua e lasciatelo sciogliere per una notte, senza agitarlo e senza muoverlo. Dopo una notte il sapone sarà completamente sciolto e potrete utilizzarlo per la nostra preparazione. Se volete saltare questo passaggio, potete utilizzare del semplice detersivo per il bucato, oppure del detersivo per i piatti. Versate 50-60 g di bicarbonato in una ciotola comoda, dove poter mescolare bene gli ingredienti, ed aggiungere 4-5 cucchiai del detersivo che abbiamo sciolto durante la notte. Mescolate insieme i due ingredienti fino a ottenere una pasta morbida e leggermente abrasiva. Ovviamente potete aggiustare la consistenza in corso d'opera. A questo punto aggiungete qualche goccia di olio essenziale di limone o di bergamotto. 3-4 gocce sono più che sufficienti. Mescolate un'ultima volta e il vostro prodotto è pronto. Potete conservarlo in un barattolo ben chiuso e dura anche alcuni mesi. Va benissimo per tutte le superfici incrostate, per i sanitari, per le superfici della cucina o per le pentole.